Amici dei Tornei Skies, ben ritrovati. Terza giornata d'andata dell'edizione Magna Grecia dei Tornei Skies. Si affrontano Legione in maglia scura contro l'FC Stadera in maglia bianca. Diamo lettura delle formazioni: l'FC Stadera con Grimaldi in porta, i due Vitulli Francesco e Vincenzo, poi Bracilianese e Borriello in campo, mentre Chierchia in panchina. Dall'altro lato la risposta della Legione con Patrizio in porta, poi Zito, Pedicino, Aragno e Lorenzo Russo, mentre Luigi Russo e Celentano sono in panchina. Allora, in cronaca c'è un'azione confusa sulla tre quarti, ne esce vincitore Francesco Vitulli che torna dal portiere, cede a Vincenzo che prende campo sulla propria tre quarti, trova bene Borriello che cerca subito lo spunto, Borriello va col destro, Patrizio risponde presente. Gioco fermo intanto perché i portieri devono indossare le casacche, entrambi in maglia nera, si potevano confondere con i giocatori della Legione. Non immediata, diciamo, l'operazione da parte di Grimaldi, ancora alle prese con la pettorina. Ci siamo ora. E allora il gioco può riprendere con Borriello per Bracilianese, ancora Borriello. Quasi limite dell'area, cerca spazio, Bracilianese, buono il numero, va con il destro ed è rete! L'FC Stadera sblocca subito la partita, secondo minuto 1-0. Bella l'azione di Bracilianese che si è ritagliato lo spazio per andare a calciare di destro e l'ha messa lì dove Patrizio non può assolutamente arrivare. Subito sotto la Legione, intanto Zito prova a suonare la carica, Pedicino, ancora Zito che non riesce a trovare Russo. Quindi Francesco Vitulli per Vincenzo, ancora Francesco, Grimaldi, Vitulli per l'altro Vitulli, palla allargata per Borriello, Bracilianese ancora, destro piazzato, Patrizio vola a mettere in calcio d'angolo. Borriello, palla arretrata verso Grimaldi che cede a Vitulli, Bracilianese per il proprio portiere che torna da Vitulli, destro alla distanza, lo devia Pedicino, calcio d'angolo. Borriello dentro per Bracilianese che svirgola il pallone. Rimessa laterale in favore della Legione con Russo, Vitulli scarica bene per Borriello, quindi si torna da Francesco Vitulli. Va col destro alla distanza, provano molto da lontano i giocatori dell'FC Stadera in questo primo frangente di partita. Patrizio per Russo. Zito, palla ben scorrellata per Pedicino, il controllo di testa e il tiro a volo, palla direttamente in fallo laterale, troppo giro esterno. Borriello scambia con Bracilianese, poi Vitulli, Borriello per Francesco Vitulli, passaggio per Vincenzo, è troppo lungo. Zito lancia in profondità verso Pedicino, prova un controllo complicato, non riesce a trovare la palla e allora i due Vitulli combinano, poi tornano da Grimaldi, quindi ancora per Vitulli. Stavolta la palla è messa un po' lì a casaccio, ma Bracilianese fa quello che basta per ritornare in possesso del pallone. Vitulli accelera, rientra, scarico per Bracilianese, quindi Borriello, Vitulli. C'è lo spunto di Zito che l'ha fermato. Zito punta Vitulli, non riesce però a trovare lo spazio necessario.
Rimessa laterale in favore dell'FC Stadera. Scambiano i due vitulli. Brasilianese. Borriello. Vitulli. Ancora per Brasilianese, che però arriva in ritardo su questo pallone. Patrizio per Pedicino. Recupera subito l'FC Stadera e allora Borriello cerca una traccia in profondità, non la trova. Ragno non riesce a gestire il pallone per la pressione di Borriello. Poi Vitulli spunta bene, attenzione al contropiede, va col destro da lontanissimo Vitulli, palla in rimessa dal fondo. Russo trova soltanto Vitulli, che cede a Francesco Vitulli. L'elastico per andare via su Zito, che però chiude insieme a Pedicino. Poi lo stesso Zito non controlla. Borriello, Vitulli. Per Francesco Vitulli. Per Borriello. La finta, poi bella la palla per Vincenzo Vitulli, il cucchiaio. A metà tra un tiro e un suggerimento per Francesco Vitulli. Nulla di fatto in ogni caso. C'è il cambio per l'FC Stadera, esce Francesco Vitulli, entra Chierchia. Borriello sul punto di battuta della rimessa, proprio per il neoentrato Chierchia. Il controllo, si torna da Vitulli. Borriello, Vitulli, Chierchia, accelera Chierchia, va centralmente, poi di punta. Patrizio riesce a mettere palla in calcio d'angolo. Brasilianese dentro verso Chierchia, che anticipa Pedicino ma non trova la porta. Patrizio lancia lungo, dove però non ci sono compagni. E allora Grimaldi appoggia per Vitulli. Brasilianese. Vitulli. Chierchia. Scambia con Brasilianese, che allarga su Borriello. Chierchia. Sulla pressione di Zito cede a Brasilianese. Palla ancora allargata per Borriello. L'appoggio per Vincenzo Vitulli, che triangola con Chierchia. Allora Vitulli, ancora Chierchia al centro dell'area di rigore. Pedicino lo aspetta lì e gli mette palla in fallo laterale. Brasilianese. Borriello. Vitulli. Chierchia. Brasilianese allarga per Borriello. Poi si ripropone bene. Dentro verso Vitulli. Zito interviene, cerca di mettere in movimento Aragno. Lento però nel controllo. E allora Grimaldi per Borriello. Brasilianese allunga il passo, va col destro. Pedicino lo ribatte. La palla è buona perché non è uscita. Quindi servito Chierchia. Si gira. Borriello. Vitulli da buona posizione col destro, un piazzato troppo facile per Vincenzo Vitulli, il raddoppio dell'FC Stadera. Quando entriamo ora nel decimo minuto della partita, l'FC Stadera raddoppia contro Legione, che effettua anche un cambio, esce Aragno, entra Celentano. Proprio Celentano prova a lanciare Russo sull'out di destra senza risultato, e allora Vincenzo Vitulli riparte, marce alte. Borriello. Vitulli. Ancora Borriello. Brasilianese si gira, cerca spazio, va col sinistro Patrizio di piede. Rimessa laterale in favore dell'FC Stadera, che effettua un cambio. Esce Brasilianese, entra di nuovo Francesco Vitulli. Tanto Chierchia sulla tre quarti, il controllo, si gira, fa perno. Chierchia si gira bene.
Ma per l'arbitro c'è calcio di punizione. Kirchi aveva anche perso il controllo del pallone sulla pressione avversaria, quindi c'è questo fallo da abbattere a ridosso del limite dell'area di rigore. C'è Kirchi proprio sul punto di battuta. L'arbitro misura la distanza che dovrà osservare la barriera composta da Zito e Pedicino. Patrizio la posiziona. Parte Kirchia col sinistro, non gira il mezzo esterno. Riparte la Legione con questa palla verso Celentano. Difesa un po' distratta, Celentano va al tiro e Grimaldi fa la sua comparsa nella partita, respingendo questo pallone in calcio d'angolo. Russo per Celentano, ancora col destro e ancora Grimaldi. Stavolta è fallo laterale in favore della Legione, che però con un paio di conclusioni dimostra di essere comunque in partita. Celentano, il cross al centro verso Pedicino, di testa, palla alta. Vincenzo Vitulli per Kirchia. Francesco Vitulli per Vincenzo. Palla centrale per Borriello. Bello il controllo a seguire il sinistro. Patrizio chiude bene il primo palo. Solo calcio d'angolo. Borriello dentro, mette fuori Zito. Kirchia scambia con Vitulli, cerca la palla di ritorno, non gli riesce. Allora Pedicino, lancio verso Zito, è ottimo. Zito contro Grimaldi, Zito colpisce praticamente il portiere avversario vicino al gol alla Legione. Zito palla sul secondo palo, interviene Vitulli di petto, che poi cerca di guadagnare terreno sull'avversario ma torna dietro. Grimaldi, Vitulli tenta un dribbling avventuroso su Celentano, fortunatamente l'altro Vitulli, Francesco, arriva a chiudere. Intanto Kirchia recupera il pallone, accelera su Pedicino che mette il fisico. Solo rimessa laterale per l'FC Stadera. Kirchia palla dietro, ma Celentano ha capito tutto, allora prova con questo destro, una sorta di pallonetto molto lontano però dalla porta di Grimaldi, che controlla che il pallone vada fuori. Scambiano i due Vitulli in difesa, poi palla centrale per Kirchia. Vincenzo Vitulli torna da Kirchia, bello il numero, Kirchia ne salta due, Kirchia anche il portiere, ma poi Patrizio sulla conclusione del numero 10 si oppone con un guizzo. Ancora 2-0 per l'FC Stadera, che sta spingendo tantissimo. Qua c'è Grimaldi e segna anche il portiere, il 3-0 dell'FC Stadera. Conosciamo quanto è avventuroso l'estremo difensore della squadra maglia bianca. Stavolta la sortita gli dice bene. 3-0 dunque in favore dell'FC Stadera quando siamo al 14° minuto del primo tempo. Russo, palla dentro verso Pedicino, Borriello lo aspetta lì, allora Vitulli per Borriello, lo scarico qui è sbagliato. Russo all'indietro verso Celentano, Kirchia lo aspetta lì e subito si lancia in velocità. Kirchia va sul sinistro, palla dentro per Borriello che controlla, Borriello e sono 4. Bello lo spunto di Kirchia che poi trova dentro Borriello che ha il tempo di controllare e battere Patrizio. Questo 1-2 potrebbe aver mandato un po' a tappeto la Legione, che ora si trova a dover rimontare 4 gol quando mancano 35 minuti alla fine della partita. Cambio intanto nelle file della Legione proprio con Lorenzo Russo che lascia il posto a Luigi Russo. Nel frattempo Celentano da calcio d'inizio prova a proiettarsi in avanti. Zito calcia verso la porta, Grimaldi alza in angolo. Conclusione improvvisa di Zito. Battere l'angolo Celentano, palla dentro, nessuno però attacca questa traiettoria e allora c'è il cambio per i bianchi.
con Brasilianese che entra al posto di Borriello. Francesco Vitulli allarga per Brasilianese. Vincenzo Vitulli per Francesco. Chierchia, l'appoggio per Brasilianese, si lancia Vitulli in avanti, cerca la palla dentro, chiude la difesa della Legione, Brasilianese la recupera, salta Russo, poi col sinistro da posizione quasi impossibile, colpisce soltanto la traversa, ma conclusione incredibile di Brasilianese che stava per sfiorare il gol della serata. Pedicino, controllo difettoso, ma poi regge sulla pressione di Chierchia, solo che non trova un compagno. Allora Brasilianese supera il difensore avversario, poi controlla male il pallone. Rimessa dal fondo che Patrizio batte ora in favore di Celentano. La palla in profondità colpisce Chierchia, quindi Vitulli la recupera e torna da Grimaldi. Vincenzo Vitulli, Brasilianese tenta il tacco, non gli riesce, intanto la difesa della Legione spazza. Allora rimessa laterale, Francesco Vitulli per Vincenzo, trova Brasilianese, quindi si torna da Chierchia, seguito da Zito, palla scaricata per Francesco Vitulli, per Vincenzo Vitulli. Tira! Dalla tre quarti va con il destro, c'è la deviazione di Zito, quindi palla in calcio d'angolo, se ne occupa Chierchia, nelle vicinanze per Francesco Vitulli, restituisce questo pallone alto, Chierchia lo recupera ma può farci poco, per cui torna dietro. La finta buona sul Russo, Chierchia si riproietta in avanti di suola su Zito, lo contrasta Zito, alla fine alla meglio e riparte la Legione proprio con Zito che va col destro da lontano. Grimaldi in più tempi neutralizza la conclusione. Vitulli per Francesco Vitulli. Vincenzo ora centralmente per Chierchia che ha lo spazio per girarsi, ma è una buona idea lasciargli questo spazio. Il suo tentativo trova i guantoni di Patrizio e allora Celentano si riaffaccia in avanti la Legione, parla verso Zito che però non riesce a controllare e a seguire. E allora Brasilianese. Chierchia. Supera Pedicino, va col sinistro, 5-0. Ottimo lo spunto di Chierchia che poi batte sul primo palo e Patrizio si fa sorprendere in mezzo alle gambe. Due, 5-0 per l'FC Stadera quando siamo al 19° minuto del primo tempo. Celentano tenta la conclusione alla distanza, si oppone Brasilianese, Vitulli poi evita che il pallone vada in fallo laterale, cerca il lancio per Chierchia, troppo basso. E allora Celentano, attenzione, Brasilianese interviene e fa ripartire l'FC Stadera, 3 contro 2, palla servita a Chierchia con Zito che non gli lascia spazio, Chierchia lo trova da solo, colpisce il palo però stavolta. È rimessa dal fondo. Patrizio sceglie il lancio lungo, sbagliando però, la palla non trova nessun compagno. E allora Vincenzo Vitulli. Brasilianese. Francesco Vitulli non controlla bene, allora Zito recupera. Non c'è fallo per l'arbitro, quindi 2 contro 2 per l'FC Stadera con Chierchia e Brasilianese. Chierchia prova ad andare sul sinistro, Pedicino lo aspetta lì ed è bravo a chiuderlo. L'intervento di Vitulli, c'è il fallo però. Vitulli su Pedicino, per l'arbitro il calcio di punizione.
Alezzo! Dice no! Ultimo cambio per i bianchi, entra Borriello, esce Vincenzo Vitulli. Sul punto di battuta c'è Celentano, va verso la porta, palla molto alta. Chierchia. Il controllo, cerca di saltare Pedicino. L'ultimo tocco è proprio di Chierchia, quindi rimessa dal fondo. Patrizio lancia lungo verso Zito che non controlla. Brasilianese centralmente per Chierchia, ancora il duello con Pedicino, stavolta Chierchia va subito sul sinistro, cerca lo spazio, Pedicino non glielo concede, Chierchia ora sfida Zito, torna dietro da Brasilianese, ancora Chierchia che si gira su Pedicino che lo chiude ancora una volta, Borriello, Francesco Vitulli prova col sinistro da lontano, Chierchia cerca in qualche modo di deviare la traiettoria verso la porta senza riuscirci. Zito, palla in profondità verso Russo, ma Borriello fa ottima guardia e interviene. Borriello prende campo, palla per Chierchia, non riesce a ridargliela e alla fine la palla arriva comunque a Borriello. Cerca lo spazio per il destro, poi serve Chierchia, Chierchia la rimette dentro per il compagno, la difesa chiude. Brasilianese recupera il pallone, cerca di superare Russo. Brasilianese quindi torna da Grimaldi. Francesco Vitulli. Borriello per Chierchia. Cambio in questi minuti finali, esce Zito, rientra Ragno che va a battere la rimessa laterale in favore di Celentano. Cerca lo spazio Celentano, palla verso Vitulli che respinge il pallone. E allora Russo va col sinistro da lontano, non inquadra la porta. Grimaldi lancia subito Chierchia, il controllo a seguire, il sinistro di Chierchia, para Patrizio. Poi Chierchia si avventa sulla respinta, cerca lo spazio Chierchia, il tacco per Borriello, la palla filtra ma ormai il compagno non ci credeva più. Patrizio lungo, arriva Brasilianese impetuoso che si propone in avanti, lo sfida Russo, arriva il ripiego di Aragno, Francesco Vitulli largo a destra riceve. Palla centrale per Chierchia, si gira ma Pedicino lo aspetta lì. Bello questo duello tra i due. Intanto palla Brasilianese. Salta Celentano, guadagna il fondo. Palla arretrata, ma ancora Pedicino. Mette rimessa laterale che batte Borriello. Grimaldi supera la metà campo, prova il destro. Una fucilata che Patrizio para e mette in angolo. Vicino alla doppietta il portiere. Vitulli, palla per Chierchia che apre il piatto, non trova la porta. Termina qui il primo tempo della partita con l'FC Stadera che per il momento è pienamente in controllo del risultato per 5-0 dopo i primi 25 minuti. Via la ripresa della sfida tra FC Stadera e Legione. Dopo i primi 25 minuti la partita si è conclusa in vantaggio l'FC Stadera per 5-0. Vediamo lettura delle formazioni dopo aver seguito questo attacco dell'FC Stadera con Francesco Vitulli che di suola poi tenta il sinistro, lo sbaglia Brasilianese, il palo Patrizio ed è autogol. Autogol per la Legione con l'FC Stadera che apre la ripresa con una rete, quella del 6-0. Ne approfittiamo quindi per dirvi come sono le squadre in campo. L'FC Stadera schiera Grimaldi in porta, i due Vitulli, Vincenzo e Francesco, poi Brasilianese e Borriello. Dall'altro lato la risposta della Legione è affidata a Patrizio in porta, poi Aragno, Lorenzo Russo, Celentano e Zito.
Abbiamo detto partita che si è aperta in questo secondo tempo con l'autorete un po' goffa confezionata alla difesa della Legione, mentre l'FC Stadera qua di nuovo in avanti con Vitulli che va col destro forte sul primo palo. Risponde bene Patrizio sul primo palo. Bracianese il palleggio, Zito spazza via, Grimaldi recupera all'altezza della metà campo, va con il tiro dalla distanza, sempre molto potenti le conclusioni del portiere. Lancia lungo Patrizio, stoppa di petto Grimaldi che attenzione si riproietta in avanti, palla in verticale per Vitulli, palla fortissima nel mezzo che però non arriva a Bracianese, dall'altro lato Aragno non riesce a imbastire un'azione offensiva. Vitulli sprinta su Aragno, supera la metà campo, il doppio passo, Celentano lo segue, Vitulli rientra, i compagni non lo aiutano, l'ultimo tocco è quello di Vincenzo Vitulli e allora Zito per la rimessa laterale, battuta larga verso Aragno, controllo difficoltoso, Bracianese recupera il pallone, poi Francesco Vitulli può gestirlo dalla difesa, appoggio pigro di Bracianese, la deviazione di Zito, fallo laterale per l'FC Stadera. Borriello guadagna la tre quarti, lo scambio con Bracianese, gli dà un pallone di ritorno troppo lungo. Celentano cerca Zito ma c'è l'anticipo di Bracianese, palla per Vincenzo Vitulli, va davanti a sé Zito, tenta il tunnel, non ci casca Zito che si riproietta in avanti, sfida Francesco Vitulli, lo supera, la scivolata di Bracianese. Palla in fallo laterale. Signore! Russo dentro, Grimaldi blocca, lancia subito Bracianese, 3 contro 1. Borriello, il controllo, l'uscita di Patrizio. Borriello cerca poi Bracianese, ma intanto Zito è rientrato. Vitulli però recupera. Vitulli! Stava per sfiorare l'Eurogol dalla tre quarti contro balzo d'esterno e colpisce la traversa, poi la rete di sostegno, fallo laterale per la Legione. C'è tempo! Batte Russo per Celentano. Ancora Russo, trova bene Aragno, il colpo di tacco, un po' troppo prevedibile la manovra della Legione qui. Allora l'FC Stadera gioco facile e si proietta in avanti. Francesco Vitulli per Bracianese, il controllo un po' difettoso, poi il pallonetto sul portiere difensore. La palla torna da Vitulli che si coordina per il tiro a volo che non trova la porta. Fa un po' di accademia l'FC Stadera. Patrizio lancia lungo. Vitulli lascia scorrere verso Grimaldi. Vincenzo Vitulli per Francesco Vitulli. Cerca di nuovo Vincenzo, non lo trova, non si capiscono. Allora Zito prova a ripartire. Vitulli però fa buona opposizione, cerca di mettere in movimento Vincenzo, ma l'intervento di Russo mette palla in fallo laterale, c'è il cambio per l'FC Stadera. Entra Chierchia, esce Francesco Vitulli. Bracianese, Borriello, Chierchia, ancora Chierchia in mezzo a due, la pressione alla fine lo aiuta Borriello che esce in bello stile e trova bene Vincenzo Vitulli che ha spazio per caricare il destro, ma Patrizio e il palo si frappongono alla sua doppietta. Chierchia ancora a scambio con Vitulli che va fortissimo, il diagonale però è di poco a lato. C'è il cambio nella Legione.
uscito Celentano al suo posto Pedicino, che qui non arriva sul pallone. Brasilianese per Grimaldi, che fa l'uomo in più in fase di impostazione. Vincenzo Vitulli, Chierchia, il controllo, si gira, poi torna da Vincenzo Vitulli, cerca lo spunto su Zito, che però non gli dà spazio. Allora si torna da Brasilianese, che supera la pressione di Aragno, palla per Grimaldi che si proietta in avanti, si avventura anche in un dribbling, non riesce, la palla è sempre l'FC Stadera anche dopo la chiusura di Aragno. Vitulli per Chierchia, cerca di girarsi, torna da Vitulli che si infila bene tra Ragno e Russo. Vitulli cerca un altro dribbling, stavolta chiude bene Pedicino, che poi cerca di proiettarsi in avanti. Aragno gliela ridà di tacco, ma Borriello è lì e alla fine il rimpallo tra Borriello e Pedicino premia quest'ultimo, che guadagna calcio d'angolo. Cambio arbitro. Esce Lorenzo Russo, al suo posto Celentano, che batte l'angolo. Palla morbida verso Aragno, che però non controlla, e allora Grimaldi mette subito in movimento Chierchia. Vitulli taglia, Chierchia rientra sul sinistro, lo scarica Patrizio Para. Brasilianese il controllo, palla ancora per Chierchia, il tacco per Brasilianese. Pedicino capisce tutto e chiude, lancia in avanti per Aragno, il controllo, ma Borriello è più lesto, recupera il pallone, palla a Vitulli, cambio per Brasilianese, cerca Chierchia lungo linea, ancora Brasilianese, supera il ritorno di Pedicino, punta a Zito, serve Chierchia che si alza il pallone e calcia, fuori però. E allora Patrizio lungo verso Aragno che non controlla e quindi Vitulli può già ripartire. Vitulli, Borriello, Vitulli ancora, alza per Borriello, il controllo, Borriello col sinistro, si oppone Zito e quindi Borriello torna da Vitulli, il controllo di Vitulli, va sul sinistro, si accentra, Vitulli si ferma con la suola, palla per Chierchia, numero di Chierchia, va con la punta il palo, Vitulli recupera la palla, azione infinita dell'FC Stadera in avanti. Vitulli cerca dentro Chierchia, si ostacola in qualche modo con Brasilianese, alla fine Chierchia è in possesso del pallone, non scarica dietro, serve ancora Vitulli, Zito va in pressione, Legione arroccata dietro nonostante il punteggio li veda abbastanza penalizzati. Chierchia poi cerca un passaggio impossibile per Vitulli che torna a prendersi il pallone, poi Chierchia va col sinistro e respinge Patrizio, ma è ancora palla per l'FC Stadera con Vitulli che si infila tra Ragno e Celentano. Zito cerca in qualche modo di fermare l'attacco dei bianchi, poi Vitulli un altro palo e qui si conclude un'azione infinita dell'FC Stadera, che nel tentativo comunque di fare accademia ha cercato di colpire ancora una volta. Ricordiamo il punteggio è di 7-0 quando siamo al 35esimo minuto. Esce Aragno, entra Luigi Russo, prova a essere servito sulla rimessa, nel frattempo Grimaldi blocca e si proietta in avanti. Chierchia, lo scarico per Vitulli, il controllo di Vitulli, palla scodellata verso Chierchia, Zito in due tempi riesce a chiudere ed è ancora Vitulli in possesso del pallone, lo scarico per Borriello, quindi Grimaldi, quindi Brasilianese e Vitulli. Apertura ottima per Borriello, cerca dentro Chierchia, Chierchia serve Vitulli in corsa, non riesce il controllo di suola. Pedicino alla battuta della rimessa laterale, palla per Zito, l'FC Stadera fermo ma la Legione comunque non riesce a ripartire, quindi Grimaldi mette in movimento Borriello che si affaccia in avanti, Vitulli la sponda per Borriello, superiorità numerica per l'FC Stadera, Brasilianese trova l'opposizione di Pedicino, Chierchia, palla scucchiata per Borriello, il controllo non riesce, palla in fallo laterale. Zito, altra palla scucchiaiata, Grimaldi in versione libero, Celentano con la porta vuota cercava di inquadrare la porta, non riesce, c'è un altro cambio nell'FC Stadera, esce Brasilianese, rientra Francesco Vitulli.
Borriello per Chierchia. Bello lo spunto su Luigi Russo, supera anche Pedicino che però lo abbatte. C'è fallo, calcio di punizione per l'FC Stadera. I due vitulli sul punto di battuta, vediamo chi si incaricherà della conclusione. Va Vincenzo Vitulli, barriera piena. Grimaldi lancia lungo verso nessuno, Patrizio blocca. Palla verso Celentano, Chierchia intercetta, alla fine la palla arriva a Celentano che serve Luigi Russo. Luigi Russo, Celentano, Celentano col destro, para Grimaldi. Ancora Celentano, palla dentro. Ma Russo aveva scelto di mettersi al limite dell'area di rigore. E allora, scampato pericolo per l'FC Stadera che resta con la porta inviolata quando Chierchia si affaccia di nuovo in avanti. Serve Francesco Vitulli, dal fondo Vitulli dentro. Cercava ancora Chierchia ma chiude bene Zito. Poi Borriello va dalla distanza. Palla che termina al lato. Patrizio va lungo verso nessuno. Grimaldi trova Chierchia centralmente, il palleggio di Chierchia va in girata. Pedicino respinge la conclusione. Poi Vitulli per l'altro Vitulli, il controllo però è troppo complicato, quindi rimessa laterale. Attenzione a Borriello che intercetta bene, Francesco Vitulli si gira. Controllo difettoso, Pedicino comunque mette in fallo laterale. Borriello, Francesco Vitulli dal fondo tenta il tiro, devia Patrizio, poi Pedicino lancia verso Celentano, ma c'è sempre il solito Grimaldi. Vitulli, serve Chierchia, Russo cerca di tamponare su Chierchia. La scivolata di Pedicino. Francesco Vitulli dalla tre quarti col destro, palla alta. Patrizio verso Luigi Russo, Borriello in anticipo. Palla ancora per Francesco Vitulli. Bello il cross verso Vincenzo, chiude però bene Zito. Chierchia recupera il pallone, rientra, va col sinistro e Patrizio si oppone, batti e ribatti, Borriello interviene, tiene in campo il pallone, serve Vincenzo Vitulli, dentro ancora verso Francesco Vitulli col sinistro, totalmente fuori bersaglio. Si resta sul 6-0 per l'FC Stadera che sta spingendo tantissimo, ma i gol non stanno arrivando in questo secondo tempo. Nel frattempo Grimaldi da libero, attenzione perché la porta è vuota e Borriello recupera ancora una volta. Quindi serve Chierchia, Chierchia cerca spazio, non lo trova. Va sul sinistro, finta il tiro, palla a Vincenzo Vitulli per Francesco. Ancora Vincenzo Vitulli. Va col destro lui, Pedicino si oppone. C'è il cambio per i bianchi, entra Bracilianese al posto di Borriello. Vincenzo Vitulli dentro per Chierchia, ma c'è il tocco di Patrizio e calcio d'angolo per l'FC Stadera. Oh brava mezzo, brava mezzo. Chierchia ha la battuta dell'angolo per Vitulli che mette fuori per Bracilianese il tiro, Pedicino devia in calcio d'angolo. Vitulli riceve e calcia, e eccolo il 7-0. Calcio d'angolo battuto da Bracilianese, Vitulli ha avuto il tempo di controllare e battere alle spalle di Patrizio il gol del 7-0 dell'FC Stadera.
Zito tenta la conclusione da lontano, Grimaldi la controlla con lo sguardo. Francesco Vitulli verso Chierchia, interviene Zito, cerca Luigi Russo che non controlla. Vincenzo Vitulli, Chierchia si propone centralmente, lo scambio con Francesco Vitulli, poi brasilianese. Luigi Russo però è bravo a interrompere l'azione, poi prova a proiettarsi in avanti ma brasilianese rientra subito sul pallone. Chierchia allora, c'è Zito su di lui. Chierchia torna da brasilianese. Francesco Vitulli per Chierchia, va di suo la Chierchia. Vincenzo Vitulli fermato da Pedicino. Francesco Vitulli, buono il dribbling su Zito, buono anche quello su Pedicino, poi non c'è spazio ma non torna dietro e allora torna Pedicino su di lui e mette il pallone in calcio d'angolo. 8 minuti o poco meno alla fine della partita, l'angolo battuto da Francesco Vitulli sul secondo palo verso brasilianese in tuffo, ma Patrizio para. Attenzione però, gioco fermo perché brasilianese nello stacco di testa è stato colpito alla testa probabilmente dall'intervento di Celentano che non poteva vederlo arrivare. Non sembra comunque nulla di grave, però il colpo alla testa obbliga l'arbitro a fermare subito il gioco. Tutto ok per brasilianese, quindi sarà l'arbitro a far riprendere il gioco. Con la Legione che restituisce palla all'FC Stadera. Intanto qua brasilianese si distrae per parlare con gli spettatori. Si perde la rimessa laterale. Attenzione qui all'intervento di Grimaldi che si scontra con Luigi Russo, alla peggio quest'ultimo che resta a terra. Vitulli porta palla in avanti, guadagna la metà campo, serve Chierchia che si gira subito, va col sinistro e Patrizio respinge in angolo. Chierchia premia il portiere che però non calcia bene, rimessa dal fondo. Patrizio lancia lungo verso Celentano, interviene Grimaldi, attenzione la porta è vuota ma il controllo di Luigi Russo non è ottimale. Quindi ancora possesso per l'FC Stadera con Francesco Vitulli sulla tre quarti, cede a Vincenzo. Francesco Vitulli cerca spazio, cede a brasilianese dalla tre quarti, va col piazzato, colpisce il palo. Terzo legno di questo secondo tempo per l'FC Stadera. Pedicino alla battuta della rimessa laterale, palla che arriva proprio nella zona di Grimaldi che salta Celentano, poi apre per Francesco Vitulli, lungolinea per brasilianese, il numero su Pedicino che però non ha bocca, resta lì. Il cross nel mezzo, Zito, c'è fallo di mano di Luigi Russo. Ultimo cambio per l'FC Stadera con Borriello che rientra ed esce Vincenzo Vitulli. Sul punto di battuta Francesco Vitulli e Grimaldi. Vediamo chi andrà a calciare. Intanto Zito e Pedicino si posizionano in barriera. Parte Francesco Vitulli con il destro, un altro palo per l'FC Stadera, palla poi dentro per Chierchia, Patrizio si oppone bene, brasilianese, questo va fuori. Quarto legno per l'FC Stadera in questa ripresa. Ancora palla lunga su cui si avventa Grimaldi, addirittura sulla tre quarti offensiva. Pedicino prova a concludere alla distanza con Borriello rimasto ultimo uomo a proteggere la porta. Siamo un po' abituati a queste sortite offensive di Grimaldi che ora va a battere la rimessa dal fondo in favore di Chierchia.
punta zitto, va in velocità Chierchia, non lo mantiene zitto, Pedicino poi riesce a sopraggiungere e gli toglie il pallone, salta anche Vitulli, la palla arriva a Celentano, l'uscita di Grimaldi, ma è una scivolata sull'uomo. Calcio di punizione per la Legione. Anche Celentano sul punto di battuta. Va con il destro, Grimaldi respinge, poi non prova a riprendere la palla, ora la ritrova. Quindi palla per Chierchia, 2 contro 2. Chierchia punta a Pedicino. Lo supera, tira anche la marcatura di Zito. Borriello cercava di nuovo dentro Chierchia che non trova il pallone. Rimessa dal fondo. Vai, vai, puoi farlo. Così rischio io. Esce Zito, rientra Ragno. Uno. Patrizio per Pedicino. Doppia la pressione di Chierchia e Borriello. Chierchia e Borriello, Chierchia il pallonetto, palla che termina a lato, poteva fare tutto, scelto la soluzione più complicata e non l'ha premiato. Patrizio cerca un'opzione, andava verso Aragno, anticipato da Chierchia, rimessa laterale che batte lo stesso Aragno, verso Celentano, il controllo, attenzione Celentano è da solo, va con il destro. Grimaldi non sarebbe arrivato su questo pallone che però è terminato fuori. Intanto già dall'altro lato l'FC Stadera alla ricerca dell'ottava rete con Chierchia che punta tutta la difesa, il tacco per Borriello, il controllo, Francesco Vitulli, ancora Borriello, finta, poi ancora Francesco Vitulli che ha spazio, cross nel mezzo verso Bracilianese, il controllo di petto, di testa, ancora fuori per Borriello, nessuno calcia, ci prova Borriello, colpisce Pedicino e attenzione a Celentano che calcia con Grimaldi fuori dai pali, ma anche in questo caso il pallone termina fuori. E allora Borriello scambia con il proprio portiere che trova Chierchia sulla metà campo, ha spazio per andare a puntare. Punta Luigi Russo. Chierchia va sul sinistro, poi il diagonale. Patrizio recupera Bracilianese, quindi ora Chierchia sulla pressione di Aragno. Chierchia evita Aragno, anche Russo e anche Celentano. Poi scarica dietro per Francesco Vitulli. Salta Aragno, salta anche Russo. Vitulli col destro. Patrizio è fermo tra i pali. E Vitulli segna l'ottava rete dell'FC Stadera quando ormai la partita sta per volgere al termine. Infatti eccolo il fischio finale dell'arbitro che sancisce il risultato finale di 8-0 in favore dell'FC Stadera.